nuova identità visiva per BCC di San Marzano di San Giuseppe. Siamo con il direttore generale, il dottor Emanuele Di Palma. Un nuovo brand, un simbolo che umanizza il rapporto con i clienti. Sì, un nuovo brand, una nuova identità visiva, la comunicazione che oggi parte, diciamo, in grande stile, è tesa appunto a dire alla nostra clientela, al nostro territorio, che ormai facciamo parte già da oltre 2 anni di un gruppo nazionale e quindi siamo in grado di offrire prodotti, servizi e fondamentalmente tecnologia, che oggi è molto importante, a livello nazionale ed internazionale. Rimaniamo come valori, come principi, una banca locale, però prodotti, servizi diventano di standing nazionale ed internazionale. Un cambio di passo, un'accelerata, perché questo è il mondo di oggi. Se non... essere al passo coi tempi. Essere al passo coi tempi e possibilmente anche un passettino in avanti rispetto ai tempi, altrimenti si viene scavalcati. Oggi parte questa comunicazione, naturalmente anche visiva, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Cominceremo col cambiamento del brand e poi piano piano comunicheremo anche i prodotti e servizi nuovi che andremo ad offrire alla clientela. Il nuovo brand è stato presentato presso la sala auditorium della filiale di Grottaglie. All'incontro è intervenuto Roberto Napoletano, già direttore del Sole 24 Ore, appunto giornalista e scrittore. Sentiamolo. In un mondo fortemente globalizzato è importante avere operatori sul territorio che conoscono il territorio, che conoscono l'imprenditore, che sanno distinguere tra chi rischia in proprio e chi imbroglia, e contemporaneamente questo operatore sul territorio è importante che possa fruire dell'organizzazione e dei servizi di un sistema organizzato nazionale che prova a competere. Questo è l'elemento decisivo, quindi sbaglierebbe la Cassa Centrale a ritenere la Banca del Territorio una sua filiale, sbaglierebbe la Banca del Territorio a non integrarsi con l'organizzazione senza preservare la capacità di avere un rapporto vero con gli operatori del territorio. Questo io lo dico perché ho sempre ritenuto, in questa grande crisi, noi abbiamo avuto 2 grandi crisi, la crisi finanziaria 2008, che è una crisi che ha investito molto i paesi anglosassoni, poi abbiamo avuto la grande crisi sovrana del 2011, ricordate il titolo Fate presto, l'Italia, lo spread a 5,75, bene, quella crisi l'hanno pagato le donne e gli uomini dell'Italia, i greci, gli spagnoli, i paesi del sud Europa. Bene, sapete i danni? Sono stati pari a quelli di una terza guerra mondiale persa. Io credo che se non ci fossero state le banche sul territorio, i danni sarebbero stati ancora superiori. E quindi io credo che da questo punto di vista sia decisivo questo rapporto. Domingo Iudice, direttore Brainpool, l'agenzia che ha curato la campagna di comunicazione. Parliamo di questo brand, qual è stata l'ispirazione, qual è il messaggio che si vuole mandare? Beh, ci troviamo di fronte a una realtà che, seppur operante in un contesto territoriale piuttosto piccolo, come appunto quello di San Marzano, San Giuseppe e dintorni, ha da sempre avuto una forte dirompenza sia negli strumenti che nelle strategie commerciali. Da un lato abbiamo voluto comunicare questa capacità di andare fuori dagli schemi e dall'altro abbiamo cercato di integrare agli strumenti classici che la banca già utilizzava, tutti i new media, i social e quella che oggi è il secondo broadcaster italiano, YouTube. Principalmente questi sono gli elementi e le caratteristiche della nostra campagna.